Come sta papà Alba? Non la tua cliente. Papà? Non vuole più vedermi, è arrabbiato con me. Ho perso la penna che mi aveva regalato, ora mi picchierà. Ma che dici, Alma? Ma no, ma lui è lontano. Ma non pensare a quel vecchio brontolone. Hai visto che nonostante il ritardo ce l'ho fatta? Come potrei mancare una visita alla mia scrittrice favorita? Lo sai che non sopporto i ritardatari. Sì, lo so. Ho fatto un giretto intorno e questo posto è davvero un paradiso. Le colline, le palme, le bougainville. Una magnifica vista. I grattacieli in lontananza. E ora hai anche una bella compagnia. Un paradiso, come no? E la mia bella compagnia è fatta di gente che si è tagliata le vene. Ha inghiottito la varichina, ha subito violenza, si è buttata dalla finestra e ti risparmio altre storie. Forse ne metterò tutte nel prossimo romanzo. Sarebbe simpatico berci un drink tutti insieme, ma non ce lo permetto. E Dexter come sta? Sta da me, ormai come un figlio. Non tingere l'impero e non fargli la permanente, sennò ti strozzo. E tu come stai, sis? Oh, il collo mi fa male, la corda si è spezzata, accidenti. Se no, a questo punto non sentirei più nessun dolore. Scrivere di queste cose è molto più semplice che viverle. Sono più brava a scrivere che a viverle, sa. Beh, devi ringraziare l'uomo della piscina che ti ha salvato. Ha sentito un tonfo e si è preoccupato. Ti ha trovato per terra con quella cosa lì al collo. Ha chiamato subito al 911. Ramon. Ramon. L'uomo della piscina. Ah, boh, non lo sapevo. Io lo chiamo l'uomo della piscina, fa il suo lavoro e poi se ne va. Nessun altro rapporto. Gli lascio i soldi come facevi tu e anche per la donna di servizio. Troverai tutto in ordine quando tornerai. Digli che cerchi la penna in fondo alla piscina, deve essere finita lì. Non la trovo più, io devo scrivere. Mi hai fatto prendere un bello spavento, sis. Grazie di essere venuta, scusami. Guarda cosa ti ho portato. Papà è contento di me ora? Lo siamo tutti. Sisters. Chissà come mi è venuto in mente questo titolo. Già. Alma e Alma. Alba e Alma. Alma, 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 Alba, Alba. Alma, Alma la penna, la penna. Alma, Alma, Alma la penna. Alma, la penna. Alma, Alma, Alma la penna. La penna, la penna. Alma, 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 Alma la penna. Calmati, sis. La penna, su, fai la brava. E grazie, di avermi risparmiato nel tuo romanzo. Anzi, mi hai addirittura mandato in viaggio per l'Europa. E poi, cose folli con quel Giulio della trattoria. E l'incontro con l'insegnante di tango, quel pesciolotto sudamericano. E anche se hai fatto fuori Pierre, che ti amava, e qualche altro maschio, io però mi sentivo bene quando leggevo. La scrittura, i libri, le storie, hanno un potere, direi, magico. Diabolico. Ma lo sai che potrebbero organizzare una presentazione del tuo libro qui in clinica? Però poi con cosa brindiamo? Con le flebo? L'acqua santa? Però ora che ci penso, di alcol ce n'è abbastanza qua, anche di morfina. Lo dirò alla caporeparto, grazie dell'idea, sis. Sis, devo dirti una cosa. Solo se è brutta. Beh sì, lo è. Avanti allora, credi che mi spaventi? Papà è morto. È un'ottima notizia, ma lo sapevo già, sis. Con tutto quel veleno per topi che gli ho messo nella minestra. Così ora non mi picchierà più, qualunque cosa farò. E se dovessi trovare la penna? Allora non mi firmi la mia copia, sis? Ma sì, certo, ma non ho la penna, tu ce l'hai? Qui non ce le fanno tenere, sai? Dicono che potremmo usarle come arma e non hanno tutti i torti, visto che ferisce più la penna che la spada. E tu ne sai qualcosa. A questo proposito ho un'altra notizia da darti. Bella come l'altra? Giudica tu. Eccola! L'abbiamo trovata! È quella che ti aveva regalato papà!
Signora Alma, è l'ora della terapia. Che cosa fa con quella penna in mano? Sa che non sono ammesse qui in clinica. Pensavo di regalartela. Ma lascia prima che firmi la copia del mio romanzo, Sisters, per mia sorella. Quando sarà guarita, tornerà a scrivere. Ora è troppo presto. E poi è appena uscito il suo libro. Si gode il successo. Magari le verranno altre idee in questa nuova location. Eccola, tutta tua. Grazie, signora Wilson. È davvero un onore. Ma come? Ma non ci tenevi tanto a ritrovarla? Sì, Alba. E ora sono finalmente libera e non ho più paura. Sono sicura che se la rivende. La puoi anche rivendere, come ci meglio? Su eBay, per esempio. Non mi permetterei mai, signora. Oh, lo farai, sì. Appena ti girerò le spalle. Cosa credete che succeda dopo la nostra morte? Va tutto perduto, venduto, dimenticato. Cimiteri di fiori finti, discariche di ricordi. Andiamo tutti a finire lì, uomini e penne. Ora però saluti sua sorella che il dottore la sta aspettando. Non vorrai comportarti da ritardataria. Anche se volessi non ci riuscirei. Qui non ho molti impegni. Torna presto, sis. Certo. Tu guarisci e fai la brava. Non metterti in topless e non dire parolacce, eh? Chissà, ora che sono libera.